Buongiorno a tutti, il mio nome è Ania Vero, benvenuti sul mio canale in cui vi parlerò di astrologia e psicologia. Negli ultimi giorni le mie giornate sono state accompagnate dalla lettura di un libro che quest'oggi vi voglio presentare e proporre. Il convitato di pietra di Lisa Morpurgo. Lo premetto, è un libro di astrologia, ma no, non è necessario studiare astrologia, poiché questo video è pensato per tutti. Quindi no, non è assolutamente necessario sapere che il tuo Plutone transitante ora è in quadratura con la tua Luna Radix Lesa. No, tranquilli, ce la prendiamo comoda. Incominciamo con una breve introduzione. Ogni appassionato del sapere studia essenzialmente la sua materia del cuore e poi in secondo luogo si specializza. Quindi si ha bisogno di una bella base di astrologia e poi ci si specializza. Che so, in astrologia karmica, astrogenealogia, lettura della sinastria di coppia, analisi delle costellazioni familiari. L'astrologo difatti può seguire i dettami dell'astrologia tradizionale o seguire di più quelli dell'astrologia moderna. Può dare peso ai nodi lunari, a Chirone, o anche gli altri mille asteroidi che esistono. Insomma, è un bel casino. Ma come dice la cara Morpurgo, ogni astrologo userà la metodologia che risulterà più consona al suo temperamento. E fin qua ci siamo. Ma quale metodologia usa la Morpurgo? Semplice, la sua. La Morpurgo spalanca le porte dell'astrologia moderna, mettendoci con la sua impronta una nuova corrente di studio, la cosiddetta scuola morpurghiana. L'astrologia cosiddetta dialettica. Non sapevo manco io cosa significasse dialettica. Si intende semplicemente l'arte di sapere argomentare con una logica bella funzionante. In questo video scopriremo se l'astrologia è, come dice la Morpurgo, una scienza logica, con un filo rosso da seguire, parlandovi semplicemente di alcuni punti che secondo me sono importanti, che si possono trovare in questo, come chiamarlo, capolavoro. Prima di iniziare ho composto una sigla per questo canale, spero che vi piaccia. Cominciamo parlando secondo me di una cosa importantissima. Lisa Morpurgo crea qualcosa di nuovo in un sistema pregno di tradizione. E come ogni sistema che ha sulle spalle migliaia di anni di studi, secondo me ci sta un grandissimo coraggio nel dire che ci sono stati dei difettucci di traduzione, ecco. La Morpurgo di fatti ci dice: raga, aspettate, ma va bene tutto, però ci sono un paio di strafalcioni qui che bisogna rimettere in brocca. Beh, ragioniamo, no? Ci sono 12 segni zodiacali, 12 mesi, 12 case astrologiche, 12 apostoli, insomma ci dovranno pur stare anche 12 pianeti. Ed effettivamente la Morpurgo ha aggiunto due posti a tavola e ha aggiunto i pianeti X Proserpina e Y Eolo nel sistema zodiacale. Il coraggio della Morpurgo sta nel mettere in discussione dei sistemi che erano stati scolpiti nella pietra, dicendo semplicemente no, la logica non segue questo schema. Un secondo punto molto importante è il suo linguaggio. Siamo di fronte ad una scrittura molto molto logica, che si avvicina proprio ad una scrittura, a una spiegazione scientifica del sistema zodiacale. Devo dire che i primi capitoli erano un po' lentini, diciamo, perché devi essenzialmente ragionare, pensare, e mi raccomando, lentezza non significa noia, però è insomma una lettura che devi capire, se non la capisci non vai avanti. Ci sono esempi concreti, giusti, super interessanti, esempi che cadono tutti in piedi, ok? Anche il più scettico che sta lì che cerca di farti lo sgambetto, la dialettica morpurghiana fa fatica ad inciampare, la scalfisci con difficoltà, se proprio, cioè, la vuoi stare lì proprio a voler proprio criticizzare. Cioè, per dirvi, su 320 pagine saranno state sì e no 10 righe in totale in cui io le ho lette e mi sono detta avrei voluto andare volentieri con lei a bere un caffè, diciamo, per ragionarci sopra. Una cosa che mi è piaciuta è che la Morpurgo ha un linguaggio sincero, cioè se lei ha capito che non ha abbastanza dati per una determinata analisi, lo dice, bon, finita lì, amici come prima. Non credo sia una cosa scontata al giorno d'oggi che l'autore dica, non lo so. Il convitato di pietra è un libro per tutti, per gli iniziati, per lo studente di tecnologia informatica. Dubito che lo leggerà, ma gliela butto lì, diciamo. Per il sedicenne che è in crisi esistenziale, anche per il 25enne che è in crisi esistenziale. Insomma, per tutte quelle persone che vogliono conoscere l'astrologia sotto un punto di vista scientifico e non quello dell'astrologia caduta dal pero, così
come la vapa, da leggere ancora meglio con l'introduzione all'astrologia, ma anche senza la lettura va bella liscia, anche perché l'introduzione è un libro che va studiato, mentre il convitato è una lettura che la si può anche semplicemente leggere e va bene così, si è felici comunque. Tu non hai idea di che cos'è l'astrologia e vuoi iniziare a capirci una ceppa? Allora il convitato è il libro giusto per te. Diciamo che le parti teoretiche, quelle che spiegano proprio il sistema morpurghiano, sono proprio scritte alle basi. Questa lettura ti accompagna da zero fino ai piani più alti. Purtroppo non è possibile raggiungere con un ascensore, perché purtroppo no, non ci sono scorciatoie, devi soffrire. Ci sono anche delle parti pratiche nell'analisi di alcuni temi natali, dove credo che invece ci sia proprio la necessità di avere una base un po' più solida a livello di linguaggio astrologico, di significati astrologici. È molto utile già sapere che la luna è governatrice del segno del cancro, ma che la quinta casa è il settore della riproduzione. Questa possa essere sia un figlio o un'opera d'arte o questo video. C'è proprio bisogno di destreggiarsi bene. È una lettura sul pezzo, altrimenti la lettura rischia di essere un po' frustrante. Ribadisco, un libro che consiglio e considero per tutti, che è proprio un libro che parte dalla base e ti accompagna andando avanti. Il capitolo che io porto sicuramente insieme a me è quello sulla dialettica. Molto molto utile, perché si impara a non imparare a memoria i concetti astrologici, ma seguendo bensì una logica. L'amor purgo proprio ti insegna a pensare analogicamente, per analogie. Vi faccio un esempio: abbiamo 12 segni e quindi automaticamente 6 opposizioni. Lei analizza queste opposizioni di segno attraverso la loro complementarietà, cioè lei dice: non esiste una cosa se non esiste il suo contrario. Se un segno non esiste, la sua opposizione anche non può esistere. Non esiste l'ordine senza il disordine. Non esisto io se non esiste neanche l'altro. Questo genere di opposizioni si trovano anche nel nostro corpo e la sua analisi in questo senso è stata fulminante. Concentratevi, ora vi presento un esempio. Sapendo per una serie infinita di motivazioni che la testa è consignificante dell'ariete, scendendo piano piano dalle varie parti del corpo e andando avanti con i segni, si arriva fino ai piedi, che sono consignificanti ai pesci. Inizio, fine. I piedi quindi corrispondono ai pesci. Determinate posizioni zodiacali corrispondono a determinate parti del nostro corpo. E ora noi, ragionando con logica, dobbiamo trovare una parte, citando l'amor purgo, opposta e complementare nel nostro corpo relativa ai piedi. Le mani. Sapendo che i piedi sono i pesci e il loro opposto complementare sono le mani saranno governate dall'opposto dei pesci, quindi dalla Vergine. Questo era un esempio molto semplice. La teoria dell'amor purgo è che ogni segno è governato da 3 pianeti, che sembra tutto molto semplice, che non lo è. Il pianeta che si trova in posizione centrale in un segno, la posizione in cui quel pianeta si trova viene chiamata in esaltazione. Significa che il pianeta è esaltato, è felice, cioè sta bene in quella posizione planetaria. Nei pesci, quindi torniamo ai piedi, abbiamo l'esaltazione della luna, mentre nella Vergine la esaltazione di Urano. Urano è il pianeta della tecnica, è quella tecnica dell'innovazione, è rivoluzione tecnica, è quell'innovazione che spacca gli schemi precedenti. E il nostro buon amico Urano è stato scoperto nel 1781, nel bel mezzo della rivoluzione industriale. Coincidenze? Io non credo. Dopotutto le mani sono la parte più tecnica del nostro corpo. Pensiamo solamente alle nostre dita e al pollice opponibile. Che cosa possiamo fare noi a livello tecnico con le nostre mani? Io adesso ve la butto lì, questo video è un po' per riflettere, non per spiegarvi teoria. Quindi facciamo un'ultima riflessione relativa a questo. Gli ultimi 10 gradi del segno dei pesci corrispondono al tallone. Quindi quegli ultimi gradi tra la fine dei pesci e l'inizio dell'ariete. Quelli che proprio separano, no? La fine dall'inizio. E l'amor purgo qui ci riporta un esempio bellissimo, che è quello di Achille, che viene ucciso con una freccia nel tallone. E che cosa voleva Achille? Achille voleva essere ricordato per l'eterno. E invece è stato colpito nel tallone. Sicuramente un caso, passando obbligatoriamente dalla vita, dagli ultimi 10 gradi del pesci all'oltre. Io lo trovo geniale. Il cliente va dall'astrologo perché vuole sapere il suo futuro. Vuole sapere quando si sposa, se verrà tradito, se avrà i figli con gli occhi azzurri o verdi, se si ammala, se non si ammala, se è meglio dormire con o senza le calze. Ebbene, no, non ci siamo. Non è il compito dell'astrologo predire il futuro. Mi spiace, ma è così. Semplicemente non è affare suo. Cioè, secondo me, il compito di un astrologo è quello di aiutare il cliente nel trovare le sue potenzialità natali e
dirgli, consigliargli come evolversi al meglio. Le potenzialità che attraverso l'ambiente e attraverso l'educazione sono state, diciamo, un po' smussate. Sì, è ovvio anche che attraverso, per esempio, la lettura dei transiti si possono vedere che energie ci saranno in futuro, in quali settori della vita. Ma queste indicano una strada aperta che noi decidiamo. Quindi il futuro non è troppo prevedibile come lo crediamo essere noi. È bellissima qui la descrizione critica dell'amor purgo, che lo descrive come un genere di consumo. Un altro punto bellissimo è che l'amor purgo parla agli aspiranti astrologi che vogliono lavorare con clienti. Continua a dire: fidatevi del tema natale e non propriamente della persona di fronte a te. Perché? Perché tutti noi abbiamo degli alibi. Tutti quanti siamo complessati nel nostro piccolo. Abbiamo paure, meccanismi di difesa. E lei dice semplicemente che l'astrologo deve capire che non sarà semplice, molte volte non ci saranno le possibilità, ecco, di risanare, di aiutare le persone, perché loro non vogliono che sia questa una cosa conscia o no. L'amor purgo cita anche Proust, che con una frase riassume tutto un capitolo praticamente. Questa frase è: per quanto dolorose siano le nostre nevrosi, lo sono sempre meno di ciò che nascondono. Perché lo stare male, dopo tutto, è un bisogno, come l'essere amati, mangiare la Nutella, piangere. Bisogna semplicemente solo capire da dove derivano questi bisogni e capire se ci fanno stare effettivamente bene, perché purtroppo, bisogna dirlo, non tutti i nostri bisogni ci fanno stare bene, ma sono semplicemente schemi che dobbiamo imparare a riconoscere e affrontare, possibilmente responsabilmente, in una maniera adulta. E dai, diciamocelo, noi ci sguazziamo nel dolore e non fa bene. Non fa bene perché restiamo sempre lì. E io mi chiedo: perché voler restare tutta la vita in una sporca pozzanghera quando è possibile imparare a nuotare nel mare aperto? Nuotare non è semplice, ma è un bel gran casino. L'uomo tende a mimare ciò che subisce. Un'altra bomba esistenziale che essenzialmente ci dice che nient'altro siamo che schemi. E l'astrologo questi schemi li vede benissimo. Ed è proprio il suo lavoro lavorarci. Lavorarci sì. Lavorarci? Lavorarci ci? È il suo lavoro lavorare insieme a questi schemi. Insieme ai suoi clienti. Aiutarli, supportarli. Dare a loro dei consigli su come possono vivere meglio la loro vita. E quindi ribadisco: no, non è il compito dell'astrologo vedere il futuro. Pelino un po' più chiaro, spero. Punto di riflessione che io denominerei di natura femminista lo si trova nell'ultima parte del libro, in cui vi è un intero capitolo riguardo la misoginia. La misoginia è quella tendenza ad odiare la donna o il femminile. Avete presente il capolavoro di Goldoni, La locandiera? Qui abbiamo il cavaliere di Ripafratta, un misogino allucinante che descrive la donna come un'infermità insopportabile per l'uomo. Solo per farvi capire un attimo dove stiamo andando a parare. Amor Purgo fa questa analisi anche storica, sociologica e ovviamente astrologica sulla misoginia, dicendoci che 1. Il patriarcato esiste ora, però il patriarcato non c'è sempre stato. Indovinate cosa c'era prima? Il matriarcato. 2. L'uomo ha fatto sì che la figura della donna venisse paragonata alla morte, al diavolo, alle streghe, quando nasce nell'essere umano la capacità di pensare egoicamente, perché noi esseri umani non è che abbiamo pensato sempre in questo modo. Insomma, nella storia dell'essere umano si arriva in questo punto in cui il pensiero diventa individualista. Dal lunare, dalla cultura della madre terra, si passa ad una cultura solare, che è il patriarcato, il culto dell'essere umano, dell'uomo. 3. Punto super interessante: la storia di ogni essere umano ripercorre la storia dell'intera umanità. Mamma mia! Il bambino nasce, cresce, in questo periodo ha infusione con la sua mamma fino al 7° mese, in cui si accorge che non è infusione con la sua mamma. Cioè, lui ha un corpo e la mamma ha un suo corpo. Questa è una cosa super spaventosa per un bambino. Questa rivoluzione fa paura. È considerata una ferita psicologica, come una seconda nascita per il bambino. Il capire che è da solo. La prima nascita è quella biologica, la seconda è psicologica.
questo periodo, questa seconda nascita, questo cambio di percezione della realtà, lo possiamo paragonare a quel cambio di pensiero a livello dell'umanità. Cioè, questa seconda nascita è paragonabile al pensiero patriarcale. Il bambino capisce che è da solo, quindi da una parte dice oh, mamma mia, oddio, cosa faccio da solo? Così come l'uomo avrà sempre una paura di ritornare a questa fusione iniziale con la donna, con la terra, con la natura. Mentre dall'altra dice, ma bello, cioè, non ho bisogno di nessuno. Quindi noi avevamo una fusione. Prima dello sviluppo di questa società patriarcale, la nostra vita era molto più intima con la terra, con l'universo. Prima c'era la luna, ora c'è il sole. E ora siamo entrati ancora in una nuova era, che è quella dell'acquario, in cui i ruoli del sole e della luna si stanno cercando di trovare un equilibrio, con per esempio la parità dei sessi. L'amor purgo si chiede, l'odio nei confronti di una donna ha una base di insicurezza, è corrosa dal dubbio, e lei parla anche di questa gelosia quasi, no? Del sesso maschile nei confronti di quello femminile, che la donna ha una cosa che l'uomo non potrà mai avere, che è la possibilità di partorire un bambino. E l'amor purgo appunto parla, no, di questa gelosia, dicendo che l'espressione più evidente, insomma, di questo fastidio lo si ritrova nel mito di Eva, che è una figura che nasce dalla costola di un uomo, o anche Atena, che nasce dalla testa di Zeus. Davvero un capitolo super interessante che consiglio a tutti e a tutte. E adesso arriviamo all'ultimo ragionamento relativo all'importanza onirica. I nostri sogni, così quando noi siamo svegli, vengono influenzati dai transiti, cioè noi quando dormiamo i pianeti vanno avanti e con ciò i nostri sogni vengono, diciamo, indirizzati in una determinata direzione onirica dovuta appunto ai transiti. Quindi i nostri sogni hanno determinate tendenze e noi sappiamo i sogni essere la porta aperta del nostro inconscio, e quindi è anche qui che le energie planetarie trovano il loro sfogo. E l'amor purgo ci regala uno, secondo me, dei ragionamenti più interessanti che io avessi mai letto. È assolutamente possibile pensare al fatto che mentre tutti noi dormiamo, i nostri sogni vengano tutti quanti indirizzati seguendo come le energie planetarie. Questo è determinato dal fatto di dove si è, soprattutto. Tutti noi sogniamo cose differenti, però con archetipi simili. Andiamo a immaginarci come tutte queste persone che dormono e che i loro sogni come vengono modificati. È difficile da spiegare, poi ditemi se sì, è capito. Ed è per quello che molte popolazioni hanno delle tendenze simili. L'amor purgo fa un esempio pratico, che sono i tabù. Determinate popolazioni hanno dei tabù e hanno la morte di alcuni tabù. Questo può essere dovuto al fatto che le persone sognano inconsciamente determinati messaggi, tendenze oniriche, che porta a modificare il conscio. Questo implica il fatto che una società riesce a maturare, così come l'individuo, a livello onirico. L'amor purgo dice, nel tempo in cui ha vissuto Newton, se Newton non fosse esistito, sarebbe esistito un altro Newton 2.0, perché la società era matura in quel periodo, che venissero inventate determinate leggi o determinate scoperte. Cioè, se lui non fosse esistito, non ci sarebbe stato nessun buco a livello esistenziale, perché esistevano a livello energetico tutte le premesse necessarie per creare quelle scoperte lì. Quindi attraverso i sogni non solo l'individuo, ma l'intera società si muove inconsciamente, l'energia si muove e tutto quello che sarebbe dovuto succedere sarebbe successo comunque, proprio quello motivo del per cui è successo. Un po' ragionamenti un po' così, però super interessanti. Ho ragionato su questo ed è un po' come un albero che fiorisce. L'energia c'è, l'albero automaticamente fiorisce. Infatti l'astrologia null'altro è che natura. Anche se cade un fiore, l'albero è fiorito comunque. Bene, abbiamo finito. Ci sarebbero altri mille ragionamenti da fare. Io non so ancora se seguirò l'astrologia morpurghiana, perché credo ci siano altre tante posizioni planetarie molto interessanti che questa corrente di pensiero non prende in considerazione. Per esempio, che ne so, le progressioni planetarie, i nodi karmici, tutta l'astrologia karmica, diciamo, Chirone. Ma diciamo che la morpurgo rimane comunque una base super solida per poter incominciare astrologia. Vi mando un abbraccio, grazie di aver visto questo lungo video. Spero che abbiate potuto prendere qualcosa con voi, qualche ragionamento, qualche pensiero. Io mi sono divertita molto. Potete supportare il canale mettendo campanelle, mi piace, commentando, iscrivetevi, insomma, voi sapete. Vi mando un abbraccio ovunque voi siate, su qualunque tipo di cammino voi siate. Che dire, restate sempre fedeli a voi stessi. Vi voglio lasciare questa citazione concludendo il mio video. Credo la mia citazione preferita di questo libro: per inciampare ci vogliono due cose, un ostacolo e un piede che non abbia la forza
di superarlo. A presto!